Benvenuti alla prima edizione di TAF Channel News che apriamo con le notizie dalla Polizia Provinciale di Perugia che ha avviato l'occupazione della sala del Consiglio dell'Ente. Gli agenti hanno avviato il presidio ed è stato invitato anche l'assessore regionale Antonio Bartolini. Sentiamo Marcello Migliosi. Sono i 94 dipendenti della Polizia Provinciale di Perugia che ieri nel pomeriggio hanno attivato un presidio permanente nella sala del Consiglio dell'Ente in Piazza d'Italia, Perugia. La protesta vede al centro le mancate risposte relative al loro futuro dopo la riforma della legge Madia. Il presidio, spiegano i sindacati, è stato votato dalla maggioranza dei presenti a fronte di una situazione di incertezza e di stallo che si è venuta a creare a seguito dell'assenza di interlocutori che siano in grado di fare e dare risposte sulle questioni relative alla ricollocazione del personale della Polizia Provinciale e soprattutto sulla gestione dei servizi resi al cittadino. Wanda Scarpelli della CGIL Funzione Pubblica ha annunciato che il presidio sarà permanente all'interno della sala del Consiglio Provinciale in Piazza d'Italia a Perugia. Giovedì prossimo, intanto, è stata riconvocata l'assemblea alla quale potrebbe partecipare, perché invitato, anche l'assessore regionale Antonio Bartolini. Marcello Migliosi, TAF Channel News, Perugia. E sentiamo l'opinione del maresciallo Rossana Provò della Polizia Provinciale di Perugia che racconta come stanno le cose. La situazione della Polizia Provinciale a Perugia è che tutti i 94 dipendenti della provincia sono stati messi sul portale in attesa di essere trasferiti. Non sappiamo esattamente il numero che la provincia, l'area vasta, terrà per svolgere le funzioni delegate, le funzioni proprie della Polizia Provinciale, oppure servizio di vigilanza, come verrà a chiamarsi. E tantomeno non si sa la regione il finanziamento che riuscirà a dare all'area vasta per assumere i dipendenti. Nell'attesa c'è la situazione che all'incirca più di 50 dipendenti devono trovare un'altra collocazione, ma purtroppo i posti a disposizione non sono stati messi, anzi non vengono neanche applicate certe normative come ad esempio il decreto Madia, che prevede un trasferimento automatico per il personale che già lavora presso altri enti, che è destinato a essere trasferito solo con il consenso del personale. Ecco, l'interlocutore è anche l'assessore Antonio Bartolini, ci avete parlato o lo incontrerete se verrà giovedì mattina, visto che avete cominciato oggi? Ci sono stati vari incontri, adesso non so com'è la situazione sinceramente dell'assessore Bartolini. Ecco, vi sentite abbandonati? Molto, assolutamente molto. Questo anche dai sindacati o solo esclusivamente dalle istituzioni? Ma no, i sindacati sono presenti, però quando si cercano delle risposte non si riescono ad avere da nessuno. Io sono applicata da 5 anni presso la Procura della Repubblica, chiamo tutti i giorni presso il Ministero della Giustizia e non riesco ad avere delle risposte. Questo portale è ancora chiuso, comuni che anche hanno bisogno di personale chiedono a noi come fare per essere trasferiti e noi non sappiamo dare la risposta, né tantomeno la provincia e né tantomeno i sindacati, perché a livello pratico poi, a differenza degli altri dipendenti che sono transitati alla regione in maniera indolore. Perché per la polizia non è stato così, quindi. No, è stato veramente un trattamento difforme da loro. E mentre sono stati trasferiti, gli hanno trovato il posto senza dover anche incombere nella competizione tra di noi, perché noi ci ritroviamo colleghi da 15 anche 20 anni che lavorano insieme dopo aver superato un concorso nazionale, ci ritroviamo a dover essere riselezionati per dei posti magari anche a tempo determinato. Quindi degli amici colleghi che diventano avversari. Purtroppo una malsana competizione, perché un conto, cioè qui non si parla di progressione di carriera, si trova che se rimanere disoccupati oppure continuare a lavorare. Questa è la percezione che purtroppo abbiamo noi e non siamo assolutamente tranquilli. Gli stipendi? Lo stipendio per ora è garantito fino al 31 dicembre 2016.
poi andiamo in mobilità. È la fatidica data del 31 dicembre 2016. 31 dicembre 2016. Poi andiamo in mobilità con lo stipendio del 70-80% dello stipendio base. E andiamo avanti, parliamo di politica dopo l'incontro del gruppo PD in regione, da dove la governatrice Catiuscia Marini sembra essere uscita sbattendo la porta e minacciando le proprie dimissioni. Oggi un altro incontro. Sentiamo il nostro direttore Marcello Migliosi. Ore convulse in casa PD. Ieri al gruppo a Palazzo la governatrice Catiuscia Marini avrebbe sclerato e sarebbe uscita sbattendo la porta minacciando le proprie dimissioni. Pare che l'ex assessore Luca Barberini abbia, come già fatto nelle settimane scorse, chiesto che sia fatto un documento politico sulla sanità, ovvio azzerando Walter Orlandi. La tensione resta quindi altissima. A Roma non ci sarebbe la copertura politica per questa gestione convulsa degli ultimi giorni. Niente avallo dal nazionale quindi? Parrebbe proprio di sì. Stessa cosa sulla Presidente, anche qui seppur le voci siano un po' discordanti, sembra proprio che non ci sia il placet del governo nazionale del Partito Democratico. È verosimile, e questo a monte di tutto, che nessuno quasi si aspettava che Luca Barberini facesse ciò che ha fatto, dimissioni, conferenza stampa e il grosso sostegno mediatico registrato dal consigliere del gruppo Bocciano. Da Roma quindi si chiede che la frattura sia ricomposta, a cui si aggiunge la tenuta granitica del gruppo legato al sottosegretario Giampiero Bocci, composto, lo ricordiamo, da Barberini, Eros Brega, Marco Guasticchi, Eros Smacchi e la presidente del massimo consesso regionale Donatella Porzi. Le indicazioni sarebbero quindi quelle di far rientrare l'assessore in giunta, ma non certo con la delega ai rifiuti. Dopo l'infiammatissimo gruppo di ieri, oggi sembra che se ne terrà un altro ristretto in prima mattinata e poi un altro ancora programmato per le 12. Al tavolo Catiuscia Marini, Luca Barberini, Giacomo Leonelli e Gianfranco Chiacchieroni. Le tensioni di ieri sarebbero esplose a metà del gruppo e dopo l'intervento di Eros Smacchi con la governatrice che se ne sarebbe andata. Un'ultima cosa, sembrerebbe che da molti territori dell'Umbria, cronicamente scontenti della gestione politica di questi ultimi tempi, arriverebbe la richiesta di andare alle elezioni. E questo riguarderebbe sia sindaci PD sia segretari. I presupposti su cui però si baseranno le richieste di Luca Barberini, supponiamo, saranno sempre le stesse. Innovare significa non utilizzare sempre le stesse figure apicali. Una vicenda che è sfuggita di mano e che decisamente andava gestita in altra maniera. Ora c'è da capire, dato che il bilancio incombe, quale potrebbe essere il futuro politico-amministrativo della Giunta e quindi del documento economico-finanziario della Regione. Noi riteniamo che dai bocciani non ci si debbano aspettare colpi di scena clamorosi e quindi i voti ci saranno, d'altronde 11-5 fa 6, no? Il DEF quindi non è la fossa delle Marianne della Giunta Marini, magari ci sarà qualche richiesta, qualche aggiustamento da fare, ma non sarà la capitolazione. Non crediamo proprio, poi si vedrà ovvio, che l'area bocciana arriverà a far mancare i voti. La maggioranza tante crepe, ma su questo punto non scricchiolerebbe affatto. Certo, l'incertezza genera paura, l'insicurezza rende instabili, ma siamo convinti anche che Barberini non rientrerà proprio in giunta, quantomeno non subito, e se di rientro si parlerà, non sarà prima di un lungo periodo di riflessione. Marcello Migliosi, TEF Channel News, Perugia. Veniamo alla cronaca, allarme per le truffe online. Intanto due denunce sono state fatte da parte dei carabinieri di Terni che invitano a prestare particolare attenzione a questo fenomeno, le truffe sul web. La truffa viaggia online. Si moltiplicano e sono sempre più frequenti le frodi che si concretizzano nelle vendite di beni o servizi fra privati su internet. Se nella maggior parte dei casi possono essere dei veri e propri affari, sempre più spesso nascondono brutte sorprese. Ed è proprio in questo settore che i reparti specifici del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, grazie agli accurati accertamenti, sono riusciti ad identificare, denunciandoli a piede libero, due soggetti operanti sul web. Un 26enne di Somma Visuviana, in provincia di Napoli, già indagato per numerose truffe messe a segno con la medesima modalità, che si intascava caparre inviategli da un 60enne di Otricoli per l'affitto delle feste di Capodanno di una casa in Trentino Alto Adige, che però non era di sua proprietà. E ancora un 40enne imprenditore vicentino che, dopo aver ricevuto il corrispettivo per l'acquisto di vari pannelli solari, non spediva all'acquirente, un 72enne di Amelia, il materiale promesso.
L'arma torna a lanciare l'allerta e invita alla massima attenzione. Tra i principali consigli, quello di effettuare transazioni utilizzando possibilmente metodi di pagamento o siti sicuri, oppure inviare caparre o anticipi solamente dopo aver verificato l'effettiva esistenza e la disponibilità in capo al venditore del bene o servizio da acquistare. Siamo alla terza pagina, oggi interamente dedicata al teatro, a cominciare da Svenimenti in scena al Teatro dell'Accademia di Tuoro, venerdì 26 febbraio. Sentiamo Valentina Baldoni. È tratto dalle opere di Anton Chekhov lo spettacolo in scena al Teatro dell'Accademia di Tuoro, venerdì prossimo, nell'ambito della stagione curata dal Teatro Stabile dell'Umbria. Si chiama Svenimenti ed è ideato da Elena Bucci e Marco Sgrosso, un progetto incentrato su alcuni dei famosi atti unici del drammaturgo russo che lui stesso per scherzo definiva vaudeville, volgarucci e noiosetti. Lo spettacolo è costruito come se fosse un film, i personaggi come fotografati e interrogati per evocare Chekhov nella sua solitudine della villa di Yalta o chiuso in sé dopo il primo infelice debutto del Gabbiano. Sono situazioni divertenti che rivelano la malinconia dei suoi antieroi, le ridicole debolezze umane, il misterioso equilibrio dei rapporti. Storie che affascinano lo spettatore con il loro equilibrio tra farsa, commedia e tragedia, testimoni della maestria di Chekhov nel rendere unico il quotidiano attraverso la genialità dei particolari. E prosegue nei teatri della nostra regione lo spettacolo tratto dal capolavoro comico di Georges Feydeau, A scatola chiusa, che ha come protagonisti 9 degli attori della Compagnia dei Giovani del Teatro Stabile dell'Umbria. Vediamo. Uno dei capolavori del teatro comico di tutti i tempi, con la nuova Compagnia di Giovani del Teatro Stabile dell'Umbria. È lo spettacolo A scatola chiusa, che sta girando i teatri dell'Umbria. Dopo il debutto al Mengoni di Magione nell'aprile scorso, fino a domani sarà in scena al Teatro Secci di Terni. Domenica 28 a Narni, poi mercoledì 2 marzo al Teatro Comunale di Todi e ancora Città di Castello, Gubbio e allo Spazio Zut di Foligno. Ma lo spettacolo uscirà anche fuori dai confini regionali, con 4 serate, dal 10 al 13 marzo al Teatro Sala Fontana di Milano. Monsieur Pacarel vuole dare lustro alla famiglia facendo rappresentare al famoso Teatro dell'Opéra di Parigi un Faust composto dalla figlia Giulia, sedicente scrittrice. Per fare ciò pensa ad un fantasioso ricatto, poiché il Teatro dell'Opéra sta cercando di scritturare il tenore più famoso del momento, egli intende ingaggiare personalmente l'artista e in cambio di quest'ultimo chiederà all'Opéra di rappresentare il lavoro della figlia. Ma non si deve mai comprare a scatola chiusa. In casa Pacarelli, infatti, per una serie di incredibili equivoci, non arriva un tenore, ma un giovinotto che porterà un grande scompiglio, anche sentimentale. E voltiamo pagina, parliamo di sport, parliamo del Perugia Calcio. Dopo la prima seduta di ieri, dopo ovviamente l'anticipo di campionato allo stadio Renato Curi, che si è concluso con la sconfitta per 2-0 dei Grifoni da parte del Trapani di mister Serse Cosmi, gli allenamenti sono ripresi ieri, regolarmente guidati dal tecnico Pierpaolo Bisoli. È rientrato dunque qualsiasi tipo di voce per quanto riguarda le sue dimissioni, e ora Bisoli cambia modulo e passa al 4-3-3 con Molina esterno d'attacco insieme ad Aguirre e Bianchi nel tridente. A centrocampo il tecnico emiliano ha schierato Purcic, Zebli e Rizzo, Mancini in difesa al posto dello squalificato Belmonte. Contro l'Entella sarà assente anche lo squalificato Della Rocca. E come detto, dopo la mattinata di fuoco di ieri, alla ripresa degli allenamenti, i Grifoni devono ora dimenticare le tensioni e concentrarsi, perché sono attesi da un vero e proprio tour de force. Vediamo.
Non c'è tempo per pensare né alle critiche né alle pressioni. Solo la concentrazione può essere la chiave giusta per preparare la prossima trasferta, che sarà in Liguria contro l'Entella. Sono giorni di fuoco per i giocatori biancorossi, che ieri sono stati praticamente assediati dai tifosi alla ripresa degli allenamenti. Il messaggio è stato chiaro. Anche due partite. Prima del derby la perdemo. Il derby disgraziatamente il perdemo, da di qui non ne scappa nessuno. La squadra dovrebbe anticipare la partenza per Chiavari già a domani, con un giorno di anticipo rispetto al programma. Intanto gli allenamenti proseguono. Nella giornata di ieri lavoro defaticante per chi è sceso in campo lunedì sera contro il Trapani. Ieri è stata anche la prima volta insieme alla squadra per Salvatore Monaco, che non aveva ancora mai preso parte agli allenamenti per un problema di salute. Ma veniamo agli assenti per la prossima trasferta. Non andranno ad Entella Della Rocca e Belmonte, che già diffidati hanno rimediato il giallo lunedì sera. Rientrano Pircic e Rossi, che hanno invece scontato il turno di squalifica. Per la prossima settimana i biancorossi sono attesi, come spesso capita in Serie B, da un vero tour de force. 3 partite in 7 giorni. Si comincia con la trasferta ligure, poi la sfida infrasettimanale al Curi martedì 1 marzo contro il Latina e subito dopo, sabato sempre in casa, il super derby contro la Ternana, in programma sabato 5 marzo. Ed è tutto anche per la nostra pagina sportiva. Si chiude questa edizione di TAF Channel News. Grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.